Benvenuti. Adesso guarderé un film della città di Madrid. Il mio nome è Geluana e non sono di Madrid, ma di Pola in Croazia, una città di 60.000 cittadini. Non ero mai a Madrid che ha 3.300.000 cittadini. Con la mia voce vi guiderò attraverso questo film nel dialetto istro-veneto perché l'autorica ha concluso che di tutti i dialetti della Croazia questo si avvicina di più al spagnolo. Nel febbraio del 2013, tre putei de Pola sono andati a Madrid. Veramente, solo uno di loro è de Pola. Ma veramente, neanche lui non è de Pola, è de 20 anni. Il suo nome è Emil e gli altri due ve li rivelerò dopo. Così era il suo primo incontro con Madrid. Emil lo avevamo già menzionato. Adesso è ora di conoscervi con gli altri due, Vieco de Rovigno e Igor de Fiume. Guarderemo ancora una fotografia scattata dopo che Vieco ha sciolto il consiglio di Igor di cavarsi la cappa. Questa fotografia è stata scattata durante la prima visita a Getafe, una città vicina a Madrid, dove si trova l'unico ufficio della Banca Santander, nella quale gli stranieri polvesero un conto in banca. De sicuro si domandò perché tre muli de Vintian, Rovigno e Fiume versi un conto bancario in Spagna? Beh, così che il Museo d'Arte Contemporanea Reina Sofia potesse pagare 6.000 euro per una residenza esplorativa. Ma de dove ciappa il museo 6.000 euro? E li ciappa de questi amanti dell'arte contemporanea, dipendenti della Banca Santander. I 6.000 euro lo Croates ga spendu come ga bel mostra Emil. Ecco Emil e Gonza. Gonzalo Garates è un giornalista del settimanale Diagonal. E ne ga mostra le bandiere repubblicane che appendi oppositori della monarchia, i lenzioi bianchi appesi dai sostenitori della lotta per la sanità pubblica, i sindacati anarchistici, i graffiti politici, i graffiti dei tifosi del calcio della sinistra, gli orti urbani, il centro sociale nella ex fabbrica e il recinto messo attorno al Parlamento, le persone che ricatta oro, la colonna di polizia. Una manifestazione oggi? Sì. De che? È un po' di 15M e i sindacati. Grazie. He said that there is a demonstration, a 15M demonstration, but I didn't know about it. E dei manifestanti nella piazza Sol. Questa piazza la è stata occupata tre mesi nel 2011 e l'occupazione ha iniziato il 15 maggio. Questo movimento anticapitalistico si chiamava per via di questo 15M. Gonza che ha parlato dei medi dopo il 15M. Adolfo e Alberto che ha parlato degli attivisti del 15M. Isidro che ha parlato del 15M come un nuovo fenomeno. Sabin che ha detto che se la situazione non cambia radicalmente nell'entro dei 4 anni è il party della Spagna. Una delle basi durante l'occupazione della vicina piazza de Puerto del Sol era il centro sociale de Patio Maravillas. Visto che finora go parlà abbastanza, me vado a riposare un poco e nel frattempo guardemo come la Cristina ga mostra ai Los Croatos il patio. Like most of the places are actually used for like different stuff. So during the week you will have like a sort of calendar of different activities going on in different places. This is a small photography laboratory. And this is the kitchen. This is a free shop. I don't know if you know the concept. And this is the serigraphy workshops. Hi. Curro, Jaime.
Robert. Alicia. Igor. Come along. There is not much use in winter. There's a group of people doing sicuris, like playing Andinian flutes. Like people from like Peru and different places, and they usually play here. But also in like in the spring and summer, we use it as well to do like small assemblies and stuff. And now it's a bit cold. Ogni anno, dopo l'inverno, viene la primavera e i Los Croatas, in maggio, dopo 3 mesi, ritorna a Madrid. E vive nel soffitto del patio Maravillas. E come la Cristina Ganuncia, durante i bei giorni, nella corte i peruani suona, e questa melodia ve la ricorderete probabilmente dal comincio del film. Maggio. In piazza Puerto de Sol nos è stata tenuta una celebrazione formale dell'anniversario del movimento 15M. In assenza del contenuto politico, i confusi Los Croatas is andati alla festa de San Isidro. Il valore e l'eredità del 15M del qual parlà Gonza, Adolfo, Alberto, Isidro e Sabin gli era però visibile. Nella piazza de Madrid i cittadini stavano ancora organizzando assemblee nel quartier. Questa era la prima volta che i Los Croatas partecipavano a un'assemblea del genere, siccome assemblee di questo tipo in Croazia non esisti. Durante questa, ad esempio, i cittadini di Madrid ga domandà a Emil quale sarebbe la soluzione alla crisi economica europea. Qual è la tua domanda what's your question? What's your solution for this problem in your country? One of the things that we came here to see. What are your preguntas so that we can tell okay. Él precisamente por lo que está aquí es porque quiere saber qué estamos haciendo aquí en España y qué soluciones estamos proponiendo. Un dottor, che ga volure estar anonimo, che ga spiega che i dipendenti della sanità pubblica sono lottatori fervidi contro la privatizzazione della sanità. Questo movimento si chiama Marea Blanca. Poco tempo fa, in Croazia, si è stato stabilito un gruppo che lotta per il diritto di tutti alla sanità pubblica. E l'insegnante Fernando che vi spiega il corso della lotta per il diritto all'educazione pubblica. La BEA che ha tradotto la conversazione. Questo movimento si chiama Marea Verde. Per la stessa ragione, già da anni dura la lotta studentesca anche in Croazia. Per via di questo signor, non avevamo arrivato a registrare l'occupazione del rettorato di una università di Madrid. I venditori Touba e Madiao nega spiegare i problemi degli immigranti a Madrid. I nega mostrare la loro casa temporanea nella quale non ga luce. Inega anche mostrato le fotografie delle loro famiglie. Dopo la missione della Croazia nell'Unione Europea, la prima onda grande dell'immigrazione ancora ne spetta. E l'attivista Ivan, che ha il nome croato più famoso, e il Gega spiega come funziona il movimento per la prevenzione dei sloggi. Durante il 2013, l'associazione croata Živi zid,
che ha prevenuto 10 sloggi. E l'architetto Alberto ha parlato della mancanza di un spazio generale che i cittadini potrebbero usare. E gli ha pregato di mettere un tetto sull'orto urbano del Patio Maravillas, che si chiama Solar. The rain doesn't fall like that. Los croatas ha rimpostato il tetto con successo, dimostrando in questa ripresa. It's great. It's perfect. Questo era l'unico contributo concreto dei Los Croatas a Madrid. E l'orto urban è dunque stato pronto per la festa di inaugurazione. Quella barrena non tiene amor, perché il cariño trae complicazioni. Gonzaga cucina una grande paella e si è tanto stanca. Questa è la fine della residenza esplorativa. Los Croatas e torna in Croazia. La loro lotta contro la privatizzazione della terra pubblica si continua a Pola, per adesso pacificamente. E ricorderà questo quadro della festa di Madrid nell'orto solare. Arrivederci.